Buongiorno, ciao a tutti. E oggi vorrei darti alcune delle ricerche sul motivo per cui noi consigliamo, diamo fra i consigli anche quello di continuare a mangiare la pizza. A chi non piace la pizza? Ditemi, dimmi, tu che mi stai ascoltando, ti piace la pizza? La pizza è il piatto regina, a tutti piace la pizza, grandi, piccini, però è anche vero che il piatto più deleterio, micidiale che esiste sulla terra, perché non è digeribile, è dato dall'abbinamento della farina, lievito, pomodoro, formaggio. Immaginatevi voi che cosa fanno nel nostro stomaco. Quindi pensa, ci vogliono 3 giorni per la digestione della pizza. Però noi non la eliminiamo, perché se io elimino la pizza a chi sto facendo un percorso di dimagrimento, significa mettono in una situazione di stress, non posso mangiare la pizza, quindi non esco con gli amici, non posso mangiare la pizza, non posso farla a casa se sono solita farla al sabato per la famiglia. Ed è brutto perché comunque l'uscita, andare a mangiare la pizza in compagnia, fa parte della nostra routine, della nostra vita anche tra virgolette mondana, il nostro piacere. Quindi, perché non togliamo la pizza? Proprio perché per evitare che la persona entri in uno stato di stress, ma anche perché se io te la tolgo, tu mi resisti quanto? Un mese, 2 mesi, 3 mesi? Poi schiatti. Invece di mangiartene una, me ne mangi magari due. Mangi la bella pizza battuta col ben di Dio sopra. Ecco, allora, è chiaro che se c'è un percorso da percorrere e quindi un obiettivo da raggiungere, è chiaro che ti do delle dritte su come mangiarla. Noi li chiamiamo compromessi, ossia ti faccio degli esempi: invece di mangiarti la pizza della casa, ti mangi una pizza tradizionale. Sempre perché ti ricordo, abbiamo un obiettivo da raggiungere, magari sostituisci la mozzarella con un formaggio light, con una ricotta, un formaggio più magro. Non dirmi che oggi nelle pizzerie c'è la possibilità di scegliere la farina Camuto, integrale, cereale, quindi meno calorica, più digeribile. L'altra cosa, se sei solita sempre a mangiarti la pizza della casa, ti mangi una pizza alle verdure. Poi, anche quello che ci abbiniamo assieme alla pizza, fai delle scelte. Sei solita berti 1 litro di birra, chiaramente un boccale di birra, mi bevi una birra piccola. Poi, dopo la pizza, ti mangi il dessert, valuti, preferisci la pizza, preferisci la pizza con la birra o preferisci un dessert? Siamo tutti adulti, quindi si tratta di avere noi il buon senso di scegliere cosa più ci piace mangiare. Ecco perché non togliamo dal nostro menù, sai che noi parliamo di menù, non parliamo di dieta, il nostro primo step del percorso di dimagrimento è l'educazione alimentare. Ecco perché ti dicevo, non togliamo la pizza, così come non togliamo il gelato, ma diamo il consiglio di mangiare gelato alla frutta piuttosto che i gelati alle creme. Evitare le cialde, quindi preferibile mangiare un gelato in coppetta, non i gelati confezionati. Ecco, queste sono le dritte. Quindi, a conclusione, questa sera uscite a cena, mangiatevi una bella pizza, seguite le nostre istruzioni. Poi avrete anche il beneficio che sicuramente è più digeribile. La mangiate completamente, magari anche una intera, e l'altro consiglio che ti posso dire, mangiala a piccoli pezzettini, mastica, sai che importante è la masticazione di ciò che si mangia, la prima digestione avviene in bocca. Ebbene, quindi buona pizza a tutti, vi ricordo sempre che se avete piacere di avere delle informazioni precise in più rispetto al nostro percorso di dimagrimento, siamo a tua completa disposizione. Ciao e buona giornata!